Warrior Jump. Warrior Jump. Warrior Jump. La banderina sulla corsia di sinistra, è proprio Riccardo Milia che attende il piazzamento dei compagni, tutta l'area avversaria affollata, la triangolazione con Federico Trogo, il traversone in aria, colpo di testa, rete! Rete! Ha segnato Bascio, gran gol di testa ad opera del giocatore lagunare di Sant'Antioco, che è così raddoppiato 2-0 per il Carbonia dopo 34 minuti, una gran Carbonia che ha portato sul 2-0 il vantaggio della formazione mineraria, Antonio Pitti. E allora grandissimo il gol di Alessandro Basciu, che i giocatori del progetto Sant'Elia dovrebbero conoscere, che segnò anche l'andata e sempre di testa, grandissimo il raddoppio, tacco di testa vincente per Alessandro Basciu e quinto gol in campionato per l'attaccante lagunare. Siamo al 35esimo, 2-0 per il Carbonia. 2-0 per la formazione mineraria, che ha raddoppiato con l'attaccante di Sant'Antioco Basciu, veramente una gran bella azione, uno stacco di testa perentorio, ha battuto l'estremo difensore Toro, risultato importante per la formazione mineraria, 2-0, ancora Federico Trogu, l'appoggio sulla sinistra verso Basciu, adesso sono scatenati gli attaccanti di Mannu, Basciu, grattino, rete, rete, il raddoppio ancora da parte del Carbonia, che porta così sul 3-0, la formazione mineraria dopo un minuto, dopo il gol del 2-0 è stato lo stesso Basciu con un tiro raso terra in diagonale a portare il Carbonia sul 3-0, micidiale la squadra di Mannu in questo momento. Davvero micidiale e convincente, l'abbiamo detto, la squadra di Graziano Mannu, adesso applauso del pubblico sentitissimo per l'attaccante di Sant'Antioco che ha messo dentro la palla del 3-0, doppietta dunque per Alessandro Basciu e a questo punto sono 6 gol per l'attaccante lagunare, davvero un'azione splendida dopo solo un minuto, forse neanche un minuto dal 2-0, il 3-0 del Carbonia sul progetto Sant'Elia e squadra cagliaritana stordita indubbiamente, già un cambio per il Carbonia, Renato Scanu. Sì, lo avevamo detto, un Carbonia stellare da qualche minuto che stava giocando veramente una gran partita, adesso il cambio con Nicola Sanna che si tocca la coscia.